Buongiorno signori, con la manovra a breve in Gazzetta Ufficiale possiamo finalmente parlare seriamente dei bonus a sostegno delle famiglie previsti nel 2020. E iniziamo con l'assegno universale di natalità per gli amici, nuovo bonus bebè. Io sono Mr. Lusso, vuoi diventare anche tu un lavoratore ipervitaminizzato? Beh, che te lo dico a fare, iscriviti al canale, attiva la campanellina, segui il video fino alla fine, ma soprattutto condividilo. Adesso bando alle ciance e parliamo di bonus bebè 2020. Allora, nel 2020 viene confermato il bonus bebè che però si trasforma in meglio, diventando una misura universale, un vero e proprio bonus nascite senza limiti o tetti di ISEE. Infatti spetterà a tutte le famiglie differenziandosi nell'importo a seconda della ricchezza del nucleo. Il bonus viene dunque riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è corrisposto fino al primo anno di età del bambino o fino al primo anno dall'ingresso del minore adottato nel nucleo familiare. L'importo annuale del bonus sarà pari a 1.920 euro annui, 160 al mese, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro, 1.440 euro all'anno, 120 euro al mese, per i nuclei familiari con ISEE tra 7.000 e 40.000 euro, 960 euro all'anno, 80 euro al mese, per i nuclei familiari con un ISEE oltre i 40.000 euro senza limiti di reddito. Inoltre, per ogni figlio nato nel 2020 che sia successivo al primo, gli importi appena visti vengono aumentati di ben il 20%. Quindi schizzate a fare l'ISEE perché rimane obbligatorio certificare la ricchezza del nucleo per capire insomma in quale scaglione rientrate, ma non c'è che dire, nell'attesa dell'assegno unico figli che vedremo come funzionerà e come sarà parametrato, questo nuovo bonus bebè non è per nulla malvagio. Bene signori, detto questo io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Noi invece, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul.